Signori, benvenuti in un nuovo episodio di Assassin's Creed 4 Black Flag. Siamo davanti alla missione principale che dobbiamo fare. Ok, la serie di Charlestown, lo facciamo, iniziamo subito. Grazie come al solito like, commento, iscrizione al canale. Salve, Bonnet! Bella, Bonnet! Una nave tutta vostra, vedo! Sì, Barbanera mi ha scaricato, temo. Ma io ci provo da solo, ho deciso. Bene, è grandioso! Sì, sarà un successo! Vi racconterò le mie avventure la prossima volta. Edward! La vostra amicizia è il miglior tesoro che abbia trovato in questi mari. Vale più dell'oro, dell'argento e del rum. Io vi ringrazio del coraggio che avete infuso in me. Grazie, signore. Vi auguro ogni bene. Madonna, Edward, una parola potevi anche dirla, eh. Grazie. Buona fortuna. No, niente. Zero. Ah, che palle questa missione, ragazzi. Che palle. Volete tornare a casa? Volete rivedere le vostre mogli, i vostri figli e i vostri amici? Eppure mi risulta che il vostro governo non ci mette il minimo impegno per il vostro rilascio. Ostaggi per medicine! Era la mia sola richiesta. Dedurne che voi siete i reietti di Charlestown e che forse farei meglio a dare le vostre viscere ai cani e le vostre ossa ai pesci. Che schifo. Dio santo. Ecco il mio dubbio. Uccidervi oppure portarvi a fare razzie con me. Una decisione assai importante, non priva di rimorsi. Salve, Edward. Che diavolo fai, amico? Tutta Charlestown ci punta gli occhi addosso. È il mio scopo. A distanza, ma in piena vista. Dove sono le medicine? Abbiamo mandato un uomo a trattare con il governatore una settimana fa. Da allora, niente. Ci penso io. Dammi un giorno. E ora questa, ragazzi, sarà una missione di pedinamento, di andare piano, furtività con la nave. Quindi sarà veramente una rottura di palle, ragazzi. Movimento laggiù. Sono soldati? Sì, e sembrano di fretta. Propongo di seguirli, prima che se ne escano con brutte sorprese. Ok, ovviamente vai, ragazzi, io vi taglierò il più possibile di questa rottura di palle. Sciogli e ve la farò diventare un pochino più guardabile, ecco, insomma. A che pensi? Barbanera è all'opera da 8 giorni, quindi è probabile che qualcuno abbia già preparato le medicine. Non si sa. Ah, ma non si muovono. Stanno pensando a un altro modo per uscire. Già, okay. Scopriamo dove le tengono e speriamo bene. Quindi in pratica dobbiamo andare noi a fottere le... Attento, capitano, siamo vicini alla torre di guardia. Easy, le medicine. Le prendiamo noi, non ti preoccupare. Ok, qua andiamo piano. Ovviamente, ragazzi, se mi sentite sempre raffreddato, tappato, è perché sto registrando tutti i video nello stesso giorno. Sto registrando tutto questo il 26 di dicembre a Santo Stefano. La torre di guardia. Ed è per questo che mi sentite così tappato. No, non ci aiuta, no. Però neanche andare lenti, eh. Questa volta ci vedono per forza, capitano. E non c'è altra via. C'è sempre un'altra via. Ferma. C'è sempre. Vado giù. Ah, è vero. Zona vietata. Ok. Scusate, perché quel tizio l'ha mi ha cioccato prima? Se mi ero lanciato qui. Porca puttana. Ah!
Ok, ok, ok. L'abbiamo fatta. Vai, vai, vai al volo, al volo. Vai, The Wall, potresti guidare tu anche ogni tanto, eh. Oh, scusami. Alza un po' di vele. Li vedo, laggiù. Speriamo che il fiume resti ampio. Già. Lo spero anch'io, veramente, sono un problema. Il mare è aperto, non per le paludi. Ragazzi, sono io il capitano, non dovete rompere i coglioni se vi dico che qui la nave può andare, la nave se ci va. Se ci incagliamo ora, non ne usciamo più. Orco, 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 orco. E niente, ci siamo schiantati. Ci sta. Con calma, signori, ce la facciamo a far tutto. Devono vedere che li seguiamo. Che due coglioni seguiamo stare così, qua in mezzo. Capitano. Qua niente, se mi fanno, sa. Capitano. Allora proseguirò da solo. Sì, zio. Proteggi la mia nave. Con le medicine. Sì, bene. Oh, devi rompere, devi toglierti dei coglioni. Mio Dio, di cosa è fatto? Di metallo questo uomo. Cristo. Perché mi sono lanciato in acqua? Oddio, c'è un coccodrillo, aiuto! Aiuto! Niente, che pareva. Vattene a fare in culo, coccodrillo di merda. No, mi sono incastrato, cioè... No, ragazzi, dai, Cristo. Ok, ce l'ho fatta. Aiuto, i coccodrilli mi stanno inseguendo! Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta, eh. Ok, ora abbiamo capito il perché gli inglesi non stanno dando le medicine, ce l'hanno appena detto. Ci sta. Vogliono impiccarci tutti. E noi impiccheremo loro per primi. Parleremo un'altra volta del tempo, sono di fretta. Io direi che possiamo farli dormire tutti. Che culo. Questo blocco finirà presto. A terra il pastizio, la palude non mi. Uno si immagina che sia tutto per loro. Poi ru. Dai, madonna. Non può arrampicarsi da nessuna parte sto ebete. Filide e scorbuto, certo. Devono essere delle bare, quelle navi pirate. Solitamente non guardano mai in alto. Ora hanno deciso che possono guardare in alto. Ma andate a fanculo. Hai visto alligatori? Sì. Per me ce n'era uno proprio accanto alla sede. No, non ce n'è. Sì, ce ne sono invece. No, come ha fatto a vedermi? Dai ragazzi, ma che cazzata è? Manca poco. Beh, il capitano Wyatt non ha pazienza. Chi cazzo è il capitano Wyatt? Vai là! Non è il Ryder quello laggiù? In persona. Allora muoviti, ti aspettano. E sai bene che... Occhio, occhio! Ecco l'alligatore. Oh, Cristo! L'ha preso, hai visto? Ora rema, per la miseria, rema! Vi siete cagati, Andiamocene da qui! No, non possono vedermi così, ragazzi. In ogni Assassin's Creed, quando eri sopra, loro non ci vedevano. Su questo sì, invece, ma dai. Ma cosa state... Cosa guardate che... No... Vabbè, ok. Devo entrare lì. Ovviamente. Loro passano di qua. Scusi, signore. C'è stato un incidente. Il soldato Simon. Un alligatore. Non mi importa degli incidenti. Quali notizie hai dal porto, soldato? Parla. Niente di nuovo, temo.
stanno resistendo, ma presto uccideranno uno dei prigionieri, a quanto sembra. Forse è ora di arrendersi. He thinks he can get away. Di arrendersi. Mi hanno incaricato di gestire la città e non intendo certo cedere al ricatto di un vile pirata, nemmeno se fosse il diavolo in persona. Signor sì. Più o meno lo è. La chiave delle scorte è mia. Nessuno toccherà le medicine. Possa la peste sterminarli tutti quanti. Che idiota. Cosa? Pirati! Cosa? Ah, ok. Qui. Pirati! Ma chi sono? Alla magione! Shit! Alarm! Alarm! Sì, sì, vai, vai a suonare, zio. Fidati, vai, vai, che è meglio. Tranquilli, eh? Cosa corri a fare? Tanto sei morto, zio. Sì, complimenti. Orco, sono esplosi. Orco! No, in acqua, non ci credo. Era tutto perfetto, ho sbagliato alla fine. Ma che diavolo? Aiuto! Bello! Oh no! Oddio, aiutami! Scaccia questi diavoli! Barbanera vi ha fatto la migliore offerta mai formulata da un pirata. Potete aborrire i suoi metodi, ma vi chiede solo medicine. Ed è quello che avrà. Ah. Dovevate accontentarlo. Ah già. Sono d'accordo. È tornato, capitano! Che fastidio questa pioggia, comunque. Cosa hai preso? Due casse. Le risorse per preparare nuove dosi. Un'idea assai saggia, ne sento poche di questi tempi. Sentito, signor Rax. Il mio amico ha il bottino e ha salvato il vostro esile collo. Non lo volete ringraziare? Dobbiamo lasciare queste acque, Tace. Il governatore allerterà i suoi soldati. No, va pure se vuoi. Ho affari da trattare al nord. Hai chiuso, è così. Ci abbandoni. Basta Nassau? Senti, amico. Ho superato da un bel pezzo la quarantina. E se non trovo un modo di superare la boa dei 50 in tranquillità, preferisco andare dritto all'inferno per restare capitano per un altro anno. No. Ci rivedremo, lo so. In questo mondo o nell'altro. Barbanera va in pensione. Ok, dovrebbe essere finita un'altra sequenza. Esatto. E ora non so se ci fa ritornare nel mondo reale, quindi a portare avanti la storia del campione 17, non lo so. Ora lo vediamo. Eh sì, ci sta. Olivier vuole parlarci della sua idea di montare un trailer usando alcuni dei video che hai registrato questo mese. Fai con calma, ti aspetto all'ascensore. Sono qui. Sei pronto? Ciao zia. Ci aspetta. Madonna, se sono pronto, non vedi? Ho guardato qualche video di questa settimana. Grandioso, Barbanera era un pazzo. Ci siamo entusiasmati quando è saltata fuori l'idea di fare un trailer su di lui. Magari con lui che beve, che parla con altri pirati e che racconta una storia. E poi tagliamo con lui che si aggira sul ponte della barca. Scusa, nave, non barca. Lui che salta in giro per il ponte, si appende alle corde e lotta come un diavolo. Ovviamente dovremmo modificare un po' il materiale che abbiamo per migliorarlo, ma sarà grandioso. Mi si rimestano tutte le budelle al solo pensiero. Ah, ho capito. Bonjour, ça va? Scusa il ritardo. Niente, potete entrare. Ciao Melanie, vi ho visti entrare. Mi serve un minuto con te soltanto. Sono al telefono con Letizia a proposito del progetto Kenway. Progetto. Sì, certo. Dai, vai, muoviti. Ti chiamo dopo. Dai, vai, vai. Non ci vorrà molto.
Ciao. Hai un secondo? Certo, sì, che ce l'hai. Va al punto segnato sulla mappa. Ho un lavoro per te. Voglio collegare le telecamere dell'edificio a un sistema di controllo centralizzato, ma molte sono calibrate male. Un'altra porta chiusa. Non è un problema. Voilà. Grazie. Ora hai anche un accesso di livello 2. E livello 3? Non è male per un nuovo arrivato. Trova i comandi della telecamera prima. Dai, fammi entrare. Interessante misura di sicurezza. Oddio, cos'è questa roba? Devi trovare la combinazione di numeri giusta per regolare l'onda. Facile. Ok. No? Insomma. Un selettore numerico e cambia numero bersaglio 70. Quando avrai trovato la giusta combinazione di numeri, otterrai 5. L'accesso. Ok. Io cosa devo fare? Ah, 1. Che cazzo vuol dire 1? Ah, così. Okay. Ah no, ok, dai. Ok. Oddio, ci siamo quasi, eh. Eccolo! Funziona. E se vogliamo informazioni su assassini, templari o sull'osservatorio o su qualsiasi cazzo di cosa ci interessi, tu ce le dai, Olivier. Punto e basta. Questo lo capisco, Letizia. Forse mi sono spiegato male. Noi non stiamo cercando di ostacolare nessuno, ma al momento non abbiamo le risorse sufficienti per raddoppiare le ricerche. Far quadrare il bilancio spetta a te. I prodotti di intrattenimento sono solo un modo per pagare i costi di ricerche molto più importanti. È così che va il mondo, eh? Ok. I soldi sporchi finanziano gli ospedali, hai capito? Siamo mafia. Con te, Letizia, tranquilla. Ci sta lavorando il nostro uomo migliore, vedrai. Ma ci vorrà tempo. Saresti tu. Bene, e grazie a tutti e due. Aspetto con ansia la vostra consegna. Ci vediamo alla riunione degli azionisti, Olivier. Va bene. Non vedo l'ora, Letizia. Ciao, ciao. Insulti, che insulti stronza. Lo sapevo. È un po' troppo presto per trattarmi in questo modo, eh? Che stronza. Allora, cosa si fa? Quello che vuole la signora. Puntiamo sull'osservatorio. Ok. Vabbè, a parte che, tra virgolette, lo stavamo già facendo, assassini, templari, che cazzate. Come che cazzate, però? La riunione degli azionisti. Che ne dici di entrare nell'ufficio di Olivier e provare a cercare la sua agenda? Oh, cosa? L'idea non ti piace? Allora che ne dici se faccio la spia su di te, hacker? Sei merda. Mio. Intendo dire, non voglio rovinarti la vita. Perciò fa come ti dico. Ora vai tranquillo. Va alla finestra. Che caga però, sai lavorare così alti. Nell'ufficio di Olivier dalla porta ho aperto un altro percorso. Sì. Vai però. Sapevi che l'abstergo era diretta dai templari? Oh sì, lo so che sembra una pazzia, ma alla fine anche l'atterraggio sulla luna era finto, no? Tutto è possibile. Ma cosa sta dicendo? È un complottista questo che ci sta parlando? Però è vero che era ed è in ogni caso comandata dai templari l'abstergo. Oppure lanciarti dalla terrazza. Tocca a te. Guarda, io mi lancerei. Hop, lele. Oh, bel colpo, amico. Trova il computer. Va in fretta. Ci sì, ma loro mi stavano aspettando, io ero lì fuori. Come cazzo vale, non fa? Cioè, non si fanno domande. Boh, vabbè. Ora non si fanno domande loro. Il canale dei dati è controllato in continuazione da programmi di sicurezza. Ah, figata, ok. Nascosto, altrimenti distruggeranno i dati che sposti. Sì, non preoccuparti. Allora. Vabbè, ragazzi. Bastardo. Sei un pirata fin nel midollo, vero? Ora? Sì. Scendi nell'atrio. Un corriere ti aspetta. Esatto. Ho pianificato tutto quanto da tempo. Ehi, fermo. La segretaria. Aspetta. Mi invento qualcosa. Comunque, nella lettera che abbiamo preso dal computer non l'ho letta tutta, perché era veramente troppo lunga, ragazzi. Brava che si è alzata, brava zia, ciao. Ingenua come sempre. Ora corri giù nell'atrio, prima che ti faccia esplodere l'auricolare. Ah, ho capito. Ehi, evviva, il nostro amico. Ehi, ciao, mi hanno detto di recuperare altri dati. Ehi, ma non volevi vedere me? Sì, due piccioni con una fava. Vediamo. Una conferenza a Chicago. Ottimo. Grazie mille. Ci sentiamo. Ciao, Rebecca. Chiamami. Pianta, Hastings.
Ok. Ottimo lavoro. Scusa se ho perso la pazienza prima. Stai solo aiutando i buoni, te lo assicuro. Sì, dai. Noi ti proteggeremo. Fidati. Ora torna al lavoro. Ci sentiamo. Ho un orribile presentimento. Ti accadrà qualcosa laggiù. Non lo sopporterei. Starò attento, lo giuro. E quando avrò dei soldi e una casa, tu mi raggiungerai. Presto. Caroline, vieni via. Non fare sforzi. Sì, perché è incinta, ragazzi, eh? Non posso promettertelo, Edward. Se ora te ne vai senza meta, io non ti prometto niente. Devi credere in me, Caroline. Ho bisogno della tua fiducia. Poi, ragazzi, super spoiler, Caroline muore di parto. Sì! Vabbè, brutta storia, però così è. Ma che cazzo di vestito ho addosso? Stai abbandonando ai ricordi? Cos'è questo vestito? Credo che non pensi più a me ormai. Oh, un cuore duro che ha fame d'amore. Sì, ma ragazzi, ma perché questo vestito di merda? E di quale parte stai parlando di preciso, capitano Rackham? Vuoi conoscere il mio segreto, vero? Oh sì. Non ho che viscido. Un piccolo indizio almeno. Oppure uno grosso, se ne siete all'altezza. Apri la mano. Oh. Chi è che spara? Forse quelle navi che entrano in patto. Cristo. No, ragazzi, io non ci sto. Perché ho questo vestito di merda? No, non ci sto, ragazzi. No, 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 no. Perché ho questo vestito? Chi? Ma per quale cazzo di motivo? Non capisco, ragazzi. Comunque, dal nostro vestito brutto, che più brutto non esiste, vi do appuntamento nel prossimo episodio. Bella, raga.